Siamo con mister Domenico Catanzariti. Allora, un punto che su questo campo alla fine conta forse un po' di più, anche se avevate sbloccato la gara alla fine, per come è maturato il pareggio, quali sono le sue impressioni? Al di là del punto, che è importante per insomma strappare un punto qui, è sicuramente un risultato importante, però a me interessava la prestazione. Oggi veniamo da due partite un po' sottotono e oggi abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti tranquillamente. È un gruppo giovane che deve crescere, quindi ovvio che ancora è un percorso iniziato da due mesi, però io oggi sono contento sicuramente dell'impegno dei ragazzi. Poi potevamo vincere, perdere, insomma alla fine si è pareggiato, però sono molto contento dell'impegno dei ragazzi. Ecco, invece per quanto riguarda il campionato, questo Latina Scalo si pone qualche obiettivo o vive, diciamo, alla giornata? Sicuramente giocheremo alla giornata perché, come ho detto, è un gruppo nuovo con molti ragazzi sotto età, giochiamo con tanti 98-99, abbiamo addirittura un 2001 in rosa, quindi è ovvio che l'importante è formare questi giocatori per dargli un futuro nel calcio a 5, soprattutto in prima squadra, per formare i giocatori dall'interno. È ovvio che noi non molliamo nessuna partita, quindi l'obiettivo è sempre di giocarcela e poi guardare la classifica molto più avanti quando sarà il momento. Per ora ce la giochiamo alla giornata con tutti. Con Luca Magheda, quest'oggi capitano, un punto che forse potevano essere anche tre per come si era messa la gara sul 3-1, poi siete un po' calati alla fine del secondo tempo, quali sono le impressioni? Hai detto bene, stavamo sotto, poi siamo riusciti ad andare sopra tre gol tutti insieme, soprattutto nel secondo tempo siamo partiti subito bene, però abbiamo avuto, non so, forse un calo fisico, un calo mentale, sicuri troppo del risultato e siamo stati rimontati nel finale. Poi abbiamo provato tutto per tutto, però si è difesa bene Virtus Latina. E, secondo la squadra è molto delusa della partita, per come è finita, per l'esito, però sappiamo che ogni partita ha la sua storia, quindi ci prendiamo questo punto e continuiamo a lavorare durante la settimana. Comunque, oltre ai meriti dell'avversario, che comunque si è battuto veramente con grande grinta su questo campo, la prestazione dello United è stata comunque positiva alla fine. Come prosegue ora il campionato? Il campionato noi viviamo partita per partita, non ci siamo quasi nessun obiettivo, quindi forse il bello di questo gruppo è questo. Ogni partita l'affrontiamo con lo stesso piglio, visto che comunque è il primo anno che affrontiamo questo campionato e non conosciamo quasi nessuna squadra, tranne qualcuna affrontata l'amichevole nel precampionato. E noi prendiamo tutto quello che viene senza nessun obiettivo e se siamo sopra continuiamo a starci, ce la lottiamo.